La nuova Lancia Delta 1.8 turbojet da 200 cavalli otterrà più successo su strada o nel cinema. Protagonista del film Angeli e Demoni, pellicola ispirata all'omonimo bestseller di Dan Brown, diretto da Tom Howard e Tom Hanks, attore e protagonista, la più potente delle Lancia Delta per ora dribbla la concorrenza nelle sale cinematografiche, ma si prepara a farlo anche nella realtà. Perfettamente in linea con il concetto di lusso anticrisi, la nuova arrivata soddisfa le necessità dell'odierna mobilità, facendo suo il concetto del downsizing, ovvero di assicurare prestazioni e comfort di livello superiore con costi, dimensioni e consumi ridotti. Disponibile solo nell'esclusivo allestimento executive, la nuova ammiraglia della casa torinese rappresenta una valida alternativa a parecchie berline top di gamma, con le quali condivide la notevole abilità, la raffinatezza degli interni e le prestazioni di assoluto rilievo. Il tutto con un costo di acquisto e di gestione decisamente contenuto per questa particolare tipologia di vettura. Angelica nell'aspetto, ma con 200 demoni sempre pronti a scalpitare, la Delta di ultima generazione adotta un inedito propulsore 1.8 turbojet ad iniezione diretta di benzina, che abbinato ad un moderno cambio automatico a 6 marce Sporttronic con comandi al volante, eroga 200 cavalli a 5.000 giri ed una coppia massima di 320 Nm a soli 1.400 giri. Così equipaggiata, l'aggressiva berlinetta Lancia raggiunge i 230 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 in appena 7,4 secondi. Il tutto con un consumo medio di 7,8 litri di benzina ogni 100 km e con emissioni di CO2 che, grazie all'omologazione Euro 5, sono di soli 185 grammi chilometro. Caratterizzata da un'eccellente tenuta di strada ed in grado di offrire in ogni circostanza un elevato piacere di guida, la Delta 1.8 turbojet da 200 cavalli può contare tra l'altro sulle sospensioni elettroniche a smorzamento variabile che assicurano il massimo livello di comfort e sicurezza e sul pratico sistema semi-automatico Magic Parking che semplifica notevolmente le manovre di parcheggio in città.